Dipende da noi, parte il progetto dell'Associazione Nazionale No AIDS, presieduta da Giuseppe Barone, grazie alla partecipazione del bando di progettazione sociale 2015 promosso da Sodalis CSV di Salerno. Lo scopo del progetto sarà quello di incentivare comportamenti responsabili rispetto al problema delle dipendenze. Sarà attivato uno sportello presso il Centro Sociale di Pagani, quale punto di ascolto, orientamento e raccordo con enti ed istituzioni, destinato ad un bacino di utenza composto da soggetti in condizioni di disagio, persone vicino al mondo delle droghe e delle dipendenze. Inoltre saranno realizzati incontri informativi anche presso alcune scuole dell'agro. La Regione Campania ha patrocinato la nostra iniziativa, abbiamo, come dire, qualsiasi iniziativa noi facciamo come associazione, diamo atto a quello che facciamo sul territorio, mi sembra anche giusto. Come si articolerà questo progetto e cosa prevede nel dettaglio? Si articolerà in 6 mesi, avrà il supporto di assistenti sociali, psicologi e sociologi, faremo uno sportello itinerante, uno logistico qui in base presso il centro sociale, altri negli altri comuni e in alcune parrocchie che abbiamo individuato dove vi è, come dire, quartieri un po' a rischio. Quali sono i fronti sui quali agire? Innanzitutto la lotta alla tossicodipendenza, ma anche un fronte aperto sull'HIV e sulle malattie sessualmente trasmissibili. Soprattutto sull'AIDS, sulla sieropositività, sull'HIV come lei ben ha detto, sull'alcolismo anche. E non a caso oggi vi è la presenza dei distretti sanitari, quindi abbiamo coinvolto anche loro in questo progetto e questo non può che farci piacere, vuol dire, come dire, il nostro progetto è valido e c'è anche supporto da parte delle istituzioni quando le istituzioni lavorano insieme. Un progetto rivolto soprattutto alle nuove generazioni, ai giovanissimi che purtroppo sempre più spesso si avvicinano in giovanissima età all'alcol e alle dipendenze. Non a caso noi faremo anche una giornata estate sicura, quindi sulle spiagge, quindi poi man mano, come dire, daremo notizie anche su questo, lo faremo rientrare all'interno di questo progetto. Per adesso presentiamo il progetto e poi taglio del nastro anche oggi e poi subito al lavoro e mi auguro che non avrà solo la durata di 6 mesi, ma dovremo lavorare per come farlo continuare. Un progetto che insomma dà il segno concreto e la testimonianza dell'impegno che da anni Anna Onlus dà sul territorio. Da anni da sola e senza ricevere nessun finanziamento, nessun contributo, tranne questo che abbiamo partecipato ad un bando, quindi partecipare ad un bando vuol dire che quel progetto è stato ritenuto valido rispetto agli altri che prendono contributi dai comuni e non si sa poi come si concretizzano.